al sindaco, in perfetto stato, conservato. Ed ora, Madonna Lucrezia, è un argomento a lei molto caro, ovvero la sua figura, dedicata a Madonna Lucrezia, dama senza scrupoli o pedina nelle mani di suo padre e di suo fratello, ai posteri dato sentenza. Un mondo di complotti contro. Al centro di questo mondo c'è una donna misteriosa. Chi? Lucrezia Loggia, la regina del Veneto. Il suo segreto è ancora nascosto tra i palazzi di Roma. L'ingiurio l'ha trasformato in mito. Sicché la resta tuttora avvolta in un mistero quasi impenetrabile. Bisogna perciò spogliarsi dei preconcetti. Se si vuole riconoscere quanto vi sia di vero, e allora per tutto, o di fantastico nella sua storia travolgente, e far giustizia di tutte le menzogne che la risalgono per il passato. Ma quale menzogne? Lei è figlia di Alessandro VI, un papa potente e un vivo. E qual è la differenza del principe quando fiero? Lucrezia è il simbolo della donna diabolica, bella, attraente e anche perversa. Tuttavia, sul suo conto, non abbiamo trovato tracce di intrighi amorosi durante la sua permanenza in corte vaticana. Ma fu proprio in quel tempo che si addensarono su di lei le ombre calunniose di cui non riesce a liberarsi. Ma Lucrezia, come noi, vive in questo periodo fastoso e di sfrenata licenza. Di questo tempo che possiamo definirlo il bacanale della civiltà. Ecco allora Corte Borgia, una delle più spaziose. Beata Maria, tu sai che muore.
senza macchie è ricco di virtù. Beata Maria, tu sai che son più puro io di tutta questa lieve intorno a me. Allora, Maria, dimmi perché proprio a me l'anima mi brucia il suo pensiero. La vedo e la sento fra i suoi sacri cuori.
segreto della vita. In te l'amore più bello, la bellezza più trasparente, l'affetto più puro. Nella tua storia, la macchia dell'indifferenza, dell'oppressione, della discriminazione. La calunnia risveglia i mediocri e si afferma i grandi. E se non avessi fatto parte della più alta nobiltà, se tu non fossi stata una Borgia, avresti destato tutto questo interesse?